Uno dei protagonisti del serale di Amici di quest'anno è proprio Nunzio Stancampiano, il ballerino della squadra di Todaro, che è uscito nell'ultima puntata andata in onda sabato scorso. Durante la puntata è stato però, diciamo, più volte citato Nunzio proprio per le vicissitudini con la maestra Celentano. Ma dopo giorni dalla sua eliminazione, poiché la puntata ovviamente è registrata qualche giorno prima, torna a parlare proprio di Nunzio Stancampiano, un ex ballerino di Amici, che è proprio Mattia Zenzola, il ragazzo che era stato scelto proprio al posto di Nunzio ad inizio stagione, che poi purtroppo ha visto però, per colpa di un infortunio, il suo ritiro e il suo, però, la sua riammissione alla scuola nell'anno prossimo. Il ballerino Mattia Zenzola è molto presente sui social e ha postato proprio una foto con Nunzio e un cuore bianco al centro, che lo rivede proprio nella puntata di Amici di settembre, quando è riuscito proprio a sopraffare il ballerino siciliano e ad entrare nella scuola. Il dramma però arriva proprio da Raimondo Todaro, che ha cercato in qualche modo di parlare, di incitare Nunzio fino alla fine. E ha dichiarato chiaramente che ha il rimorso e ogni tanto ci pensa che se Nunzio fosse entrato a settembre poteva ballare in coppia, se qua, se là. Parole che ad un primo ascolto sono sembrate quasi denigratorie proprio per Mattia Zenzola della serie, se fosse andato Nunzio al suo posto magari. Però diciamo che proprio Raimondo Todaro è ritornato a parlare della vicenda e ha scritto queste parole su Instagram. Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Mattia avesse un banco a settembre, lui sa quando io sono felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli allievi, però non ha fatto tutto il percorso, non ha niente a che vedere con Mattia. La mia idea è che se fosse ovviamente entrato Nunzio dall'inizio, se la sarebbe giocata fino alla fine. Chiarito però il fatto, ovviamente continua a parlare proprio di Nunzio anche Mattia Zenzola, che ha pubblicato sui suoi social una foto che lo ritrae proprio durante l'esibizione di settembre, quando ha avuto il banco proprio al posto di Nunzio. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.